Ragazzuoli, benvenuti in un nuovo episodio di Days Gone. In vostra assenza ho consegnato tutte le taglie facendomi i miliardi, infatti nel campo di Iron Mike sono a fiducia a livello 3, mentre qua ho venduto tutte le taglie, cioè alla fine ne avevo 999, praticamente 999 taglie e avevo raggiunto il limite, poi senza considerare i colossi, gli idrofobi, i bordelli, i lupi che ho cacciato, anche grazie all'abilità di raccogliere il doppio della carne, insomma ho venduto tutto facendomi circa tipo 8.000-9.000 di fiducia nell'accavamento di Copland, dato che Iron Mike avevo già raggiunto il massimo di fiducia, non aveva senso venderle lì le taglie. Adesso parte questa missione principale che facciamo: dobbiamo raggiungere di nuovo Lost Lake per far partire l'attacco con il camion. Non so se sarà la battaglia finale, se il gioco finirà qua. Questa qui forse sarà probabilmente la battaglia decisiva. Quindi non vedo l'ora di vedere quello che succede. E se questo gioco, che è partito bene, è avanzato meglio, speriamo che gli fanno pure un finale da panico. Raga, ma è... Ah, questa qui è la mitraglietta nuova, raga, che ho. Campo di Iron Mike, mica ora mi è comparsa la notificazione a livello 3, raga, della fiducia di Iron Mike, mica una vita fa. Si conclude, penso, questa storia fantastica di Days Gone, che veramente mi è piaciuta, raga, fin dall'inizio. Un gioco che ti fa veramente innamorare dei personaggi, il carattere di Deacon, che inizi a conoscere come un duro, ma poi si scopre essere anche una persona molto di cuore, molto sensibile. Quindi tanta roba, raga. Vediamo. Siamo arrivati a Lost Lake. Dovrebbe essere tutto pronto. Sì. Ricky ha fatto questo per il volante. Guidiamo verso l'ingresso, saltiamo e addio milizia. Te la senti? La strada è lunga. Guidare con un braccio solo non deve essere uno scherzo. Ah, stronzo. Boser, potrebbe essere un viaggio di sola andata, lo sai? Meglio. Così non guido al ritorno. Certo che me la sento. Il Per solito caso. sarcasmo. Solo due motociclisti sono adatti a un'impresa così idiota. Mamma mia, Boozer, raga, ma che personaggio. Quindi vogliamo farlo davvero? Sicuro, cazzo. A quanto pare verrà anche Ricky. Ah, pure con Eddie, attenzione. Come va, Dick? Bella giacca, ti sta bene? Ricky, Eddie. Apprezzo l'aiuto, ma io e Boozer abbiamo una cosa da risolvere. Si è sparsa la voce. Ma guarda che bello, raga. Il tuo discorso ha smosso più animi del previsto. Te l'ho detto, non puoi farcela da solo. Sta È una tranquillo, follia. non lo fanno per te, lo fanno per lui. Per Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Iron Mike! Ok, sentite, il piano è questo. Io e Boozer faremo saltare in aria l'ingresso nord, così da attirare le guardie e sgomberare il cancello sud. Voi invece seguirete Ricky. Ok, tutto chiaro? Pronti? Senti, ti chiamo quando arriviamo a ponte, non attaccare prima. Ok. D'accordo! Si comincia! Mamma mia, raga, sto gioco riesce a darmi sempre i brividi nei filmati. Guarda. Per Iron Mike. Voleva solo la pace, voleva cercare di non perdere l'umanità delle persone, ma schizzo, ti spero che muora. Mamma mia, se deve morire.
Boozer, non c'è più tempo! Spero che muore, veramente. Cazzo, Boozer! Vai! Salva tua moglie! No! No! No, raga! Si torna indietro. Bruce, perché non hai saltato? Avresti dovuto saltare. Bruce. Porca troia, Bruce. Dai, raga. Giuro che vi ucciderò. Uno per uno, cazzo! Mamma mia, raga, la rabbia del personaggio come viene trasmessa. Porca di quella troia, raga, ma di che stiamo parlando? E non ha manco potuto rivedere Sara. Come sta ritrasso la vita, la tece fa un po' cagare, eh? Milizia di merda. Devo arrivare da sola. È l'unico dubbio che... No. L'unico dubbio che adesso mi sorge spontaneo è... O Brian... Alla fine ci aiuta o no? Cioè, ha perso il nostro contatto per via del bastardo. Ci ha distrutto la ra... Oh, ma non muore. Mamma mia, se sono corazzato. Dai, dovevo ricaricare. Fanculo. L'arca. Devo raggiungere l'arca. Ok, raga, andiamo subito all'arca, ma non prima di lottarmi tutti i cadaveri, perché comunque non è che siamo messi benissimo. Anche se ho comprato le granate in vostra assenza, sempre al negozio, preparandomi ad una eventuale situazione di merda. Infatti penso di aver fatto bene, nel caso ci servo. No. No, raga. È chiusa! Adesso la caverna di sopra. Muoversi! Schizzo, guarda il figlio di puttana. Salite e piazzate le cariche. E io lo disinstallo, se non fa una brutta fine lo disinstallo. Così, in diretta, che in questo episodio lo disinstalliamo, se no. Schizzo. Schizzo di merda. Sto arrivando, schizzo. Ora toccherà usare le cattive. E come se le usiamo? Minchia, se le usiamo le cattive. Devo capire come superarli. Basta sparare la bombola. Il resto viene da solo. Guarda come stanno combattendo le. Minchia, raga, però Boozer che mi è morto. Li abbiamo in pugno. Sì. Resisti, Sara. Cecchino, giù. Cecchino dovrebbe essere... esatto. E abbassati. Ok. Un altro corazzato. Perfetto, ce la stiamo cavando.
Tra l'altro sono felice di aver finito il gioco a difficile 2, raga, che comunque ti cambia la vita. I nemici infliggono un quantitativo di danni molto notevole rispetto alla difficoltà normale. Non si apre. Ho visto su diversi magari gameplay su YouTube che comunque cambia parecchio. Fatti una mossa. Col cazzo, vuoi che saltiamo in aria? Oh merda, hai sentito? Sbrigati. Ecco, così può andare. Quante sono? Abbastanza. Torniamo dal colonnello, vieni. Quante sono delle cariche? Vogliono far saltare l'arca. Capitano Sarkozy, a rapporto. Noi... Quanti esplosivi avete piazzato? Capitano, non c'è stato tempo di posizionarli tutti. Cosa? Dannazione! Quanti? Che abbiamo qui? Tre, signore. Ok, va bene. Scendo a prendere il detonatore da Weaver. Tenete l'ingresso della caverna, chiaro? Nessuno deve passare. Sì, signore, ricevuto. Che figlio di puttana, raga. E non usate questo cazzo di canale. Potrebbe essere compromesso. Abbiamo trovato un silenziatore. Speriamo che riusciamo... Ma veramente, ma è bello che dicono, gli dice le stesse cose che dico io. Esplosivi. Oh, devo trovarli. Speriamo che riusciamo a fare le cose. Eccone uno. Devo disinnescarlo. È a posto. Okay, mi hanno sentito. Dove sono gli altri? Ma se riusciamo. Sto arrivando, schizzo. Aspetta. Ok, penso di. Penso che non mi hanno sgamato, raga. Abbiamo le schizzo. Piano, piano. Ci sono. E ok, abbiamo disinnescato tutti gli esplosivi che c'erano in zona. Mi spiace, ma non farei esplodere proprio niente, schizzo. Non oggi. Mamma mia. Che cazzo dove si esce? Eh? Penso devo uscire da qui. Andare sopra. No, cazzo, è sotto. Dio, fuoco della vita. Qualcun altro qua. Allora, tenente, dov'è il detonatore? Vaffanculo, non voglio morire qui! River, cazzo, sai che noi seguiamo gli ordini e così deve essere. Dove l'hai messo? Weaver, dov'è quel Cristo di detonatore? Dove? Guarda che bastardo! No! Oh merda! E non ho fatto un cazzo, raga! Weaver, dov'è quel Cristo di detonatore? Dammelo! Schizzo, lascia andare! Sei figlio di un cane! Sei! Hey. Ok, Weaver scappa e lui... Munizione. Prendi la munizione, prendi la munizione. Casa deve morire, elimina tutti i miliziani. E pensavo di... No, di aver letto di i marziani. Weaver, vattene da qui! Avanti, vattene! Arrivano uomini del cancello nord, vai! Sei un ostinato figlio di puttana, vero? Vaffanculo. Ho sentito dire, hai ammazzato quei ripugnanti. Sì, li hai affogati come dei cazzo di topi di fogna. Hai fatto un piacere al mondo. Ma scommetto che Iron Mike non la vedeva così, giusto? Sì, voglio che tu sappia chi. Non volevo uccidere quel vecchio. Non volevo, Dick. Non mi ha lasciato scelta. Ho cercato di farlo ragionare, ma sembrava impossibile. Non mi ha ascoltato, cazzo! Hai una gran voglia di ammazzarmi, vero? Se mi hai seguito fino a qui... Sei tornato con me? Pure è vero? Sì, sei venuto con la tua ragazza. Ma ho una brutta notizia per te, Deacon St. John. No, non... Curi ti ha liberato, il colonnello non l'ha presa bene. No, signore, l'ha spezzata. La schiacciata come un uovo del cazzo! Ma in che senso, raga? Madonna mia, se deve morire. Perché l'odio così tanto? Ui. Oh, vaffanculo. Guarda come ti schifiamo, cazzo è Matrix! Schizzo!
Finiamola! Ora! Fammi lottare tutto, dicono che poi lo andiamo... Minchia, se lo incuriamo male, dico. Vabbè, disinfettante, straccio, aspetta. Non posso crearmi niente. Ah, basta, posso solo andare avanti, raga, deve morire, basta. È finito. Raga, qua c'è la resa dei conti, eh. Sono morto. Ok. Non mi dire che... Sai una cosa, schizzo? Tempo fa ti avrei solo trascinato nell'incubo. No. E lasciato ai furiosi. No. Ma e ora non lo farò. E sai perché? Perché ti strapperebbero tutti gli arti. Ma per loro non sarebbe un piacere. Vai a fare in culo, ma muori così. Pezzo di merda. Si meritava una fine peggiore, raga, onestamente. Ha sofferto poco. Però ste cazzo zitti, ci sta. State zitti. So perfettamente che sta succedendo lì fuori. Lì fuori, fuori allora dall'arca. Tocca al colonnello. È l'esterno. Noi siamo al sicuro. Dentro. Nulla può sfiorarci. Riuscite a capirlo? Dio ha eletto questo luogo. È una sorta di terra sacra. Siamo al sicuro in questo posto. Siamo al sicuro qui dentro. Questo è un altro che deve fare una brutta fine. E ha tumpolata che sa Sara, ce l'ha a fare. C'è a fare una. Siamo cari, niente. Non so che succede. Quando né perché, ma ho avuto una visione. Circa un mese fa ho sentito qualcosa che non sentivo da troppo tempo e so che molti di voi potrebbero aver vissuto questa esperienza. Credo che se solo riuscissimo... Deacon! Consegnami la pistola. Siedi. Mi lasci, colonnello. È finita, la milizia è andata. Gradisci del tè? Scommetto di sì. Sara, verseresti un po' di tè al randaggio? L'arca era la nostra... sola speranza. Te ne rendi conto, vero? Al termine della purificazione... Non è te, ci ha fatto segnale. Cicuta, penso. Ricostruire. Era tutto qui. Sicuro. Protetto dalla grazia di Dio. Non abbiamo mai trovato un pianista decente, non è così? Ma non importa. Ben presto più nessuno ascolterà la musica. E la colpa è tua. Perché tu hai distrutto il nostro lavoro. No, colonnello, è stato lei quando ha iniziato questa guerra santa. Sa, se fossi costretto a scegliere tra voi e i furiosi, io preferirei loro, perché massacrano le prede solo perché hanno fame e non uccidono le donne inermi. No! Oh.
Sei tornato. Forza. Ok. Andiamo. Funziona, raga. C'era della cicuta alla fine. Dio santo. Aiuto. Ehi, dov'è Boozer? È morto. Dottore, qualcuno mi sente? Merda, prendi un po' d'acqua. Ok, ok. Ehi, puoi allestire un infermiere da campo laggiù? Ehi. Ehi, c'è una grotta laggiù, servono scorte e bendaggi, prendi qualcuno e vai. Tu, e tu, andiamo. Ricky! Eddie! Non riesci a sentirmi? Posso aiutare? Sono un medico. È finita. Chiunque non sia rimasto ucciso o ferito nell'esplosione ha deposto le armi. Dov'è Boozer? Ricky, mi serve una mano qui. I cancelli a nord e quelli a sud. Muoversi! Ricky! La gamba! La gamba! Sì. Mi prego, mi prego! Acqua! Sangue, non posso dare aiuto! Per favore, dovete aiutarmi! Di cosa hai bisogno? Ehi! È rimasto qualcosa per me? No! Boozer. Ritardo. No. Sì. No, no, no. Sono saltato giù. No, raga. Ero quasi alla fine del ponte, già. No, no, ho sentito l'onda d'urto anche a 3 metri sott'acqua. È stato incredibile. Quindi è... Che c'è? Pensavi che mi fossi fatto esplodere? Poi chi ti avrebbe rotto le palle? Beh, io... Hey, oh, ciao, sorellina. Sì, è una lunga storia. Allora, so che qualcuno ti ha cercata. Cosa? Non smetteva di parlare. Non dagli retta, era più una sua impressione. Ricky, Dio, raga, bellissimo. Ti vuole portarmi fuori da questa fogna? È tutta tua. Ho saputo che hai deciso di restare qui per ricostruire. Il colonnello era uno schizzato, ma aveva qualche buona idea. Sai, non sei il primo che me lo dice. Chi altro? Curi. Fanculo a quel bastardo. Dai. Ci ha lasciati a marciare. Saremmo morti senza di lui. In ogni caso, è ora di riprovarci senza stronzate da militare. Ehi, ti perderai il mio discorso. Beh, credo che me ne farò una ragione. Fratello. È andata. Ce l'hai fatta. Devo ammetterlo, sai. Per un attimo ho pensato davvero che fossi... Morto tra le fiamme. C'è ancora troppo da fare. Stendili tutti. Sì, ci siamo. Jack sarebbe fiero. Ce l'hai fatta. Grazie a voi. Visto? Capitano cose buone se accendi una candela. In realtà questo sembra più un falò, ma... Sì. Già. Non ti ho mai visto tenere un discorso. Non sarà un vero discorso. Ok. Signora. Il culo. Non lo sopportavo più. Perché di colpo è calato il silenzio? Ti stanno aspettando. Dio. È il momento. Fantastico, ragazzi.
So che ci aspetta un lavoro difficile. E quindi la farò breve. Io non sono un leader. Dite quello che volete, non lo sono. Invece sì, cazzo. Ma quello... quello che abbiamo fatto qui oggi è qualcosa di grandioso. Ci siamo uniti per lottare e non per obbedire agli ordini di un pazzo, ma perché era la cosa giusta da fare. E indovinate? Abbiamo vinto! Vi ho visti ricostruire con fatica e combattere per salvare vite o per andare a cercare provviste. Vi ho visti sacrificare tutto ciò che avete e tutto ciò che siete per migliorare il mondo. Capite? Per questo resistiamo. Per questo resistiamo. Perché se non avessimo speranza in un futuro migliore o in una vita che abbia un senso, per cosa lotteremmo? Una volta Iron Mike, lui mi disse che noi rendiamo il mondo quello che è con le nostre azioni. Cosa abbiamo fatto? E cos'altro faremo domani? Vedete? È solo il primo passo. Avevi detto niente discorsi. Mi sono lasciato prendere. Come sono andato? Non è stato male per un biker fuori legge. Un biker fuori legge? Allora, pronto a partire, tesoro? Non lo so, dipende. Dove si va? Ovunque ci venga voglia. Che dire, raga, io sono senza parole. Un finale da panico, perché tutto è finito per il meglio. Questo è un gioco veramente che... porca puttana. Questo è un gioco, Dio mio. Questo sì che è un gioco. Bello, bello. Commovente. C'è stato tutto nostro gioco, è un peccato che si sia finito. Vedi, quando un gioco secondo me si finisce e ti dispiace che si sia finito, dica che è un gioco fatto bene, raga. Io, ragazzuoli, vi saluto. Ci vediamo in una prossima serie che sarà Cyberpunk, molto probabilmente. Grazie per aver guardato questa serie, spero di beccarci in altre serie, vede mia. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao belle mie. To my grief, 'cause the price